Far vibrare le corde più sottili dei sentimenti umani, toccarne le vette e gli abissi è possibile solo alla musica, quel linguaggio sublime e misterioso in grado di tingere i cuori più afflitti dei colori del coraggio e della speranza. Per questo venerdì in Aula Paolo VI, in occasione della seconda edizione del concerto Con i poveri e per i poveri, gli ultimi sedevano in prima fila. A persone bisognose, in difficoltà o fuggite dai paesi martoriati dalla guerra è stato riservato un posto d'onore per ascoltare i lavori più celebri del maestro Ennio Morricone, che ha diretto l'Orchestra Roma Sinfonietta e il coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insieme a Monsignor Marco Frisina, che alternando brani di musica sacra a riflessioni sulla misericordia, ha diretto il coro della Diocesi di Roma. Il giorno prima del concerto, al termine delle prove, abbiamo incontrato il premio Oscar Ennio Morricone. È un grande regalo per loro. Io spero che loro piaccia. Io ho scelto dei pezzi non complicati, perché avevo messo prima in programma dei pezzi molto difficili. C'aveva un'orchestra sinfonica davanti, non era musica del cinema, non doveva essere musica del cinema, quindi ho voluto scegliere, volevo scegliere dei pezzi un po' più complicati. Complicati per loro, che non sono abituati ad ascoltare musica. Poi ho cambiato completamente il programma e faccio delle cose veramente straordinariamente semplici. Quest'anno le libere offerte dei presenti al termine dell'evento sono state interamente devolute per la costruzione della nuova cattedrale a Moroto in Uganda e di una scuola di agraria in Burkina Faso. Ancora una volta la melodia più armoniosa è quella che si scrive sul pentagramma della misericordia. Con noi il direttore del coro della Diocesi di Roma, Monsignor Marco Frisina. L'anno scorso era bellissimo vedere gli occhi sgranati di gente che magari ha attraversato il Mediterraneo con urla, strepiti, bombe e viene a sentire la musica e vede questo luogo bellissimo che è l'Aula Paolo VI, vede tanta gente intorno a loro che gli fanno corona, la musica per loro saranno in prima fila, tutti gli altri saranno dietro, è per loro questo momento. In qualunque situazione la musica sa edificare ponti e abbattere muri per consentire all'amore di Dio di visitarci e ritemprare il nostro spirito. Dio ci ha dato un modo attraverso la musica per comunicare senza parole, senza concetti, senza una lingua straniera. Non c'è traduzione nella musica, non ci sono barriere, si può essere di religioni diverse, di culture diverse, ma uniti da uno stesso cuore. È come se la musica parlasse direttamente cuore a cuore, e senza pregiudizi o delle precomprensioni che possono limitarci. E questa è una grande cosa.